Senta, il mercato delle vetture ibride, che è ancora un mercato forse che non ha idee chiare, ma lo parlo dal punto di vista dei consumatori, perché evidentemente voi che le fate, le idee chiare le avete. Certo. Ecco, come sta rispondendo in questo momento il mercato a questo tipo di offerta? Ma bene da due punti di vista, nel senso bene da un punto di vista delle vendite, perché onestamente per noi le vendite della 508 RXH e della 3008 Hybrid 4 stanno performando molto bene, rappresentano il 15 e il 20% delle vendite totale del modello 508 e 3008, e poi bene anche da un punto di vista, come dire, culturale, nel senso che le vetture ibride sono in questo momento la tecnologia del momento, perché permette comunque di andare ad ottimizzare quelli che sono i consumi, abbattere quelli che sono l'inquinamento, ovviamente dare grande polivalenza al veicolo, perché la tecnologia Hybrid 4 ad esempio ha il motore elettrico posto sulle ruote posteriori, quindi la macchina è un 4x4 a tutti gli effetti, quindi per una grande polivalenza, quindi chiaramente una tecnologia che permette tutte queste cose, ma non è ancora, come dire, così all'avanguardia come lo è ad esempio la tecnologia elettrica, che è giusto che ci sia, viaggia in parallelo, ma che forse è un salto ad oggi culturale troppo lungo in questo momento. Beh, l'ibrido è certamente il giusto tramite per arrivare poi a una mobilità diversa. E noi qui poi portiamo anche un nuovo tipo di ibrido che si chiama Hybrid Air, è chiaramente un salto in avanti, uno sguardo verso il futuro, come sempre puntati alla ricerca e allo sviluppo, il nostro marchio lo è da sempre, perché è una vettura che ha un motore termico, 1.2-3 cilindri, abbinato a un motore che non è più un motore elettrico come sugli ibridi tradizionali, ma un motore pompa idraulico azionato dall'aria compressa. Quindi l'aria compressa muove un circuito d'olio, l'olio agisce su un motore pompa che agisce sulle ruote. Quindi questo abbinamento di termico e motore pompa crea un nuovo tipo di ibridazione, più piccolo, più leggero, più compatto e anche più economico. Perfetto per i segmenti B, i segmenti C e anche i veicoli commerciali. Di recente abbiamo visto delle Citroën molto innovative e tecnologiche. Ora siamo qui di fronte alla Tecno Space. Cosa ci dobbiamo aspettare da Citroën rispetto ai modelli già esistenti in gamma? Questa vettura, che è la prefigurazione della futura C4 Picasso, è molto importante, perché la C4 è stata la leader del mercato nel suo segmento, quello CMPV, per diversi anni, e in tutta Europa, quindi è una macchina molto importante. E rappresenta davvero un salto, un cambio generazionale. Prima di tutto perché è la prima vettura nata sulla nuova piattaforma del gruppo PSA, che è chiamata MP2, che verrà utilizzata su diversi modelli, e che è davvero un salto in avanti dal punto di vista delle performance. Per esempio, ci ha reso in grado di ridurre il peso della C4 Picasso di oltre 140 kg, che sono davvero tantissimi. E ovviamente questo porterà anche a una riduzione fantastica sia di consumi che emissioni di anidride carbonica, che avranno dei valori davvero record per questo tipo di veicoli. Alfonso, un'ultima osservazione, ma in un momento, chiamiamo, di recessione, diciamola questa parola, come si giustifica la presenza di queste vetture sportive? Non parlo di quelle alla veleno, per intenderci, o alla Ferrari, che sono scontate, no? come immagine, come tutto, ma anche questo tipo di macchina che tutto sommato si colloca a livello medio tra le sportive. La necessità di sognare sicuramente, perché comunque l'auto rimane un oggetto del desiderio. Bisogna mettere, soprattutto con un marchio come Alfa Romeo, della carne al fuoco. Certo non è il momento migliore, però bisogna pur cominciare da qualche parte. E questo sicuramente in America potrebbe avere parecchio successo, e quindi perché no?